dato un insieme di n oggetti, il calcolo combinatorio ci insegna a calcolare quanti diversi gruppi si possono da questo ottenere, prendendo ogni volta un certo numero k di oggetti, secondo una legge di formazione di tali gruppi. La legge di formazione dei gruppi prevede tre cose. Uno è il numero di oggetti k che compone ciascun gruppo. Due, se l'ordine conta oppure no. Terzo, se vi sono o no ripetizioni. Sulla base di questi parametri, di questa legge, si possono ottenere sei gruppi. Tre semplici e tre con ripetizione. Quali sono i gruppi semplici? Combinazione, permutazione, disposizione, permutazione e combinazione. Quelli con ripetizione sono disposizione, permutazione e combinazione. Hanno lo stesso nome. Vediamo adesso quali sono le formule che regolano la formazione di tali gruppi e quindi stabiliscono quanti gruppi si possono ottenere. Allora, iniziamo dalle disposizioni semplici. Allora, nel caso delle disposizioni semplici, k è minore di n, l'ordine conta e non ci sono ripetizioni. Ma vero, vediamo l'ordine di ripetizione. Allora, la formula è la seguente: di nk uguale n per n meno 2 per n meno 1 n meno 2 per n meno k più 1. Vediamo il caso delle permutazioni semplici. Nel caso in cui k uguale n è un caso particolare delle disposizioni. La formula, sempre l'ordine conta e non ci sono ripetizioni, la formula è p con n uguale n fattoriale, dove n fattoriale sappiamo quanto vale, da n, n meno 1 fino a 3, 2, 1. L'ultimo gruppo semplice sono le combinazioni. Abbiamo noi k minore uguale a n, l'ordine non conta e non ci sono ripetizioni. Allora la formula è cnk uguale di nk su pk, dove pk sappiamo che è k fattoriale, quindi di nk su k fattoriale. Questi sono i tre gruppi semplici. Adesso passiamo ai gruppi con ripetizione. Cerco di scriverli pure nello spazio che mi rimane della lavagna, nemmeno per cancellare. Allora, disposizione con ripetizione. In quel caso k può essere minore, uguale o maggiore di n. L'ordine conta e ci sono ripetizioni. La formula è di n kr uguale a n elevato a k. Permutazioni con ripetizione, che per inciso si applicano quasi esclusivamente agli anagrammi di parole nelle quali alcune lettere si ripetono, vanno solo quindi poche applicazioni. Comunque la formula è la seguente: p n a b c uguale n fattoriale su a fattoriale b fattoriale c fattoriale. L'ultimo gruppo con ripetizione sono le combinazioni, che anche queste hanno poche applicazioni pratiche. In quel caso k può essere minore, uguale o maggiore di n, l'ordine non conta e ci sono le ripetizioni. La formula è cnkr uguale a n per n più 1 per n più 2 per n più k meno 1 fratto k fattoriale. Queste sono le sei formule. Come si risolve un problema di calcolo combinatorio? Intanto si legge il problema attentamente, si individuano i parametri k, n, ordine e ripetizione, si deve capire a quale gruppo appartiene la soluzione del problema, si deve conoscere la formula